Io sulla questione dei regolamenti devo prima di tutto dire una cosa, perché in questi anni ci hanno sempre abituato ad un concetto malsano. Dicevano in Italia le cose non funzionano perché il Parlamento è lento. Ergo, dobbiamo cambiare i regolamenti e accentrare il potere sempre più nelle mani di pochi, perché tutti questi parlamentari in Parlamento con i regolamenti così obsoleti non riescono a legiferare. Allora, io su questo, al di là che possiamo discutere di innovare i regolamenti quanto vogliamo, un paio di cose ve le devo dire. Quando si è voluto in questo Parlamento, in 7 giorni, in 8 giorni si è fatto il lodo Alfano. Quindi quando si vuole in questo Parlamento si va spediti, e non è una questione di maggioranze, perché in questo momento della Repubblica abbiamo la maggioranza, una maggioranza bulgara che non si è mai vista nella storia, che in 6 mesi di legislatura non ha fatto una sola legge di iniziativa parlamentare, una sola. E nella precedente legislatura, quando Berlusconi aveva una maggioranza altrettanto sufficiente per approvare leggi, abbiamo approvato come Parlamento in Italia una legge ogni anno e 3 mesi. Quindi, che cosa significa? Che non è una questione dei regolamenti, non è una questione della forma repubblicana, non è una questione della forma parlamentare. Il problema è dentro le forze politiche, e vi spiego perché velocemente, poi affrontiamo la questione dei regolamenti. Ieri ho parlato con un senatore, eravamo ad un confronto, io sono nella provincia di Napoli, c'era un senatore del PDL che diceva: noi dobbiamo cambiare i regolamenti, perché io alla precedente legislatura ho presentato una legge alla Camera, l'hanno approvata all'unanimità, poi al Senato non l'hanno calendarizzata, è finita la legislatura, adesso devo cominciare tutto da capo. Io gli risposi: caro senatore, visto che avevate come PDL la maggioranza alla Camera e al Senato, vedi che t'hanno fregato i tuoi che non te l'hanno calendarizzata al Senato, perché avevate tutti i voti per metterla il giorno dopo al Senato e iniziare a discuterla. Allora il problema è prima di tutto interno alle forze politiche, non c'è la volontà politica di fare cose buone per questo paese, si utilizza il Parlamento per dire che è colpa del Parlamento perché in questo paese non si fa niente, e non è vero, anche perché negli ultimi 20 anni lo strumento del decreto legge è stato abusato. Nella precedente legislatura Monti ha fatto 55 decreti legge che il Parlamento ha dovuto solo dire sì o no, e ha detto sì PD e PDL, e alla fine i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quindi noi che siamo da 6 mesi lì dentro ci siamo detti: vuoi vedere che il problema di questo paese, e siamo ridotti in queste condizioni proprio perché il Parlamento non l'hanno mai fatto funzionare, perché far partecipare al dibattito politico maggioranza e opposizione alla formazione di una legge è molto scomodo, finisce che qualcosa di giusto in questi 20 anni lo facevano veramente, ed è quello che non si è fatto in questi anni.